Ma noi stiamo bene, siamo alla quinta di campionato, andiamo per la sesta, quindi stiamo abbastanza bene. Sai, lunedì sera poi vedremo. Ah, sicuramente una squadra abbastanza organizzata, una squadra che è stata allestita per fare un gran campionato, però io mi aspetto più un Trapani che gestisca la partita e che, come ha fatto fino ad oggi in casa, che faccia il suo gioco e che crei tutte le palle gol possibili e magari che ne finalizzi più di una. Sì, quello sicuramente. Piano piano sto entrando in forma, sto cercando di allenarmi sempre al massimo per arrivare sempre pronto al sabato. Magari ancora un po' le gambe non vanno, però stiamo lavorando per arrivare al massimo. Ma punti di forza sicuramente un gruppo che piano piano sta crescendo sempre di più. Siamo partiti in ritiro che già eravamo formati, nel senso che la squadra è stata formata fin dall'inizio, quindi siamo riusciti a creare un bel gruppo, un bell'ambiente. Durante gli allenamenti si ride, si scherza, però quando c'è da lavorare tutti con la testa sul campo, quindi la nostra forza è questa, non c'è il singolo ma è la squadra. Sì, questo è quello che ripete sempre il mister, non c'è un titolare, almeno la squadra è stata allestita da 24-25 persone, tutte affidabili, tutte che sicuramente avranno l'opportunità di dimostrare. Quindi magari adesso stanno giocando di più dei ragazzi e più in là magari torneranno Sodigna, Terlizzi, quindi la rosa si comporrà ancora di più. Sicuramente ci daranno una grande mano. Ma io mi sento di dire, noi creiamo tanto, perché forse la partita dove abbiamo creato un po' meno è stato col Como a Novara, però non è che non abbiamo creato, abbiamo fatto fatica a finalizzare, infatti è finita 0-0, però nelle altre partite siamo sempre andati in gol, magari potevamo chiuderle prima, però ci stanno anche gli avversari in campo, quindi speriamo di farne sempre uno in più degli altri. Ma io sono di proprietà del Trapani, quindi sicuramente ripartirò da qui. Poi vedremo. Sì, con Maurizio. Sì, perché il mister si è accorto che loro spingevano tanto sulla destra, quindi ha preferito spostare Maurizio a dare una mano a Simone, che magari è un po' più difensivo di me, e quindi tamponare un po' le discese degli avversari. Però è andata abbastanza bene anche lo scambio, quindi va bene così. Ah, il possesso palla è per farci rifiatare con la palla, perché siamo una squadra che spende tanto, soprattutto i due attaccanti che quando c'è da rincorrere sono sempre i primi, quindi magari quando abbiamo palla noi cerchiamo di gestirla un po' di più per poter coprire il più campo possibile e poi cercare di andare sempre a fare un'azione importante per poterla concludere. Ma io sempre mi sono trovato a mio agio, cioè a volte meglio, a volte un po' meno, però devo dire sì che mi trovo abbastanza bene. Ma io devo dire che sinceramente non mi sono mai accorto dello stadio vuoto, perché quando entriamo noi in campo ci viene sempre la curva davanti, quindi la curva è sempre bellissima. Quindi il nostro obiettivo è subito entrare in partita e cercare di dare soddisfazione ai nostri tifosi. Poi magari sabato forse c'erano meno persone rispetto alle altre, però sicuramente lunedì sera ci sarà il pienone. Ah, sul piano del gioco devo dire che mi piace lo Spezia, però sotto l'aspetto qualitativo il Cagliari c'ha dei giocatori importanti che possono risolvere la partita. Quindi il Cagliari secondo me è una delle squadre che ambisce a vincere il campionato. Speriamo che vinca la prossima fuori casa, quindi noi anche in casa da qualche tempo che non perdiamo, quindi non voglio portare sfiga, però spero che sia una partita bella e che ci faccia capire che noi siamo una squadra che si può togliere grande soddisfazione. No, no, il mister è soddisfatto di quello che stiamo facendo, ci chiede sempre di più perché ci stima molto e ha tanta fiducia in noi, quindi noi speriamo di poterlo ripagare con una bella vittoria.